Ora passiamo a un'asca. grazie. Dovrebbero essere presenti Emilio Patella, segretario nazionale Autoscuole, Giuseppe Guarino, segretario nazionale Studi, Andrea Onori, vice segretario nazionale Autoscuole e Francesco Osquino, vice segretario nazionale Studi. Mi sentite? Sì. Sì, Quindi cedo a voi la parola, non ci so come vi sentiamo, siete. buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Le cedo la parola. Potete iniziare. Molte grazie. Emilio, vuoi che inizi io? Vai, vai pure. Bene. Gentili senatrici e egregi senatori, buon pomeriggio a tutti, grazie di averci accolto in questa audizione. Io sono Giuseppe Guarino, sono il segretario nazionale degli studi di consulenza automobilistica di UNASCA, che è l'associazione più rappresentativa degli studi di consulenza automobilistica e delle autoscuole d'Italia. Un'associazione nata nel 1967, quindi ha percorso, diciamo, un po' tutte le fasi dell'evoluzione del nostro ordinamento per quanto riguarda i documenti di circolazione di proprietà e non solo, poi delle patenti parlerà il mio collega delle autoscuole. Diciamo che UNASCA negli anni ha dato un contributo alle amministrazioni pubbliche per l'ammodernamento delle procedure, no? Per il rilascio dei documenti. Abbiamo iniziato nel lontano 94 a prenotare, quindi digitare noi i dati al posto della pubblica amministrazione per il rilascio delle carte di circolazione. Siamo arrivati al 2000 con la legge del 2000, il 358, che ci ha permesso di unire i due archivi, quindi emettere a vista sia carte di circolazione che certificato di proprietà. Siamo arrivati poi con il decreto del 98 del 2017 a questa nuova procedura che è quella del documento, cosiddetto documento unico. Una procedura sicuramente moderna, sicuramente che vede proiettati verso il futuro le nostre operazioni, perché è una procedura che è totalmente dematerializzata e quindi siamo entrati nel digitale, dove le firme sono digitali, i documenti diventano digitali, non c'è più carta che gira, ma solamente documenti che vengono inviati in maniera digitale. Il decreto era del 2017, qui siamo nel 2021, chiaramente è un po' di tempo, come vedete, ci è voluto. Nel 2019 abbiamo iniziato a rilasciare i primi documenti, ma questo dimostra che purtroppo è un mondo complesso il nostro. Le casistiche sono veramente tantissime. E ha bisogno questa procedura di dei tempi per entrare pian piano a regime. Anzi, noi ringraziamo tutti i parlamentari che si sono dati da fare e il governo che ha concesso quest'altra proroga che avevamo chiesto di altri 3 mesi per poi poter entrare totalmente a regime in questa nuova procedura, anche con e soprattutto con quello che riguarda i mezzi, diciamo, da lavoro, quindi tutto il reparto dell'autotrasporto, sia di cose che di persone, che ha bisogno di una procedura consolidata e perfettamente funzionante, perché quando poi parliamo di mezzi da lavoro non possiamo certo sbagliare. Ecco, UNASCA si augura una cosa fondamentale, che ci saranno in 3 mesi altri step. Noi ci auguriamo di essere ascoltati. Il decreto lo prevedeva, il decreto diceva sentite le associazioni di
di categorie maggiormente rappresentative, noi siamo una di quelle, e noi abbiamo l'esigenza, ma abbiamo questa esigenza per la nostra utenza, per i cittadini, per i professionisti, abbiamo l'esigenza di essere ascoltati, perché in realtà poi le problematiche, e sono veramente infinite, perché le casistiche sono tantissime, le sperimentiamo tutti i giorni con i nostri operatori sul campo, perché poi questo è un sistema che in realtà utilizziamo quasi esclusivamente noi. E quindi noi abbiamo tante indicazioni da dare per migliorare e per mettere a regime questo strumento. Noi speriamo che le amministrazioni ci possano seguire, e anzi ci permetteremo di fare delle proposte per sull'articolo 2 per poter inserire in maniera sistematica questo confronto tra gli operatori che utilizzano il sistema e le amministrazioni che lo programmano e lo preparano, perché appunto abbiamo da risolvere tante piccole cose che vengono fuori di giorno in giorno, cioè non possono essere previste sulla carta, le casistiche sono troppe. Quindi noi chiediamo spesso questi incontri a volte ci vengono concessi, sembra quasi per cortesia, ma in realtà è una cortesia che facciamo a tutto il mondo e non a noi stessi, e invece noi vorremmo e avremmo piacere di essere più presenti in questi tavoli. Io per adesso mi fermo qui, volevo essere breve e chiaro, spero di essere stato chiaro, sono pronto a rispondere a qualsiasi vostra domanda. Lascio la parola al collega delle autoscuole, Emilio Patella. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i senatori. Anch'io ringrazio a nome dell'Associazione per questa audizione e anch'io cercherò di essere estremamente breve e di centrare il punto se possibile. Poi comunque abbiamo mandato un documento per cui le cose possono essere dette ancora con maggiore calma. Io oggi parlo come segretario nazionale delle autoscuole di UNASC, ma credo di avere il diritto di parlare a nome di qualche centinaio di migliaia di cittadini, in particolare i cittadini che stanno per conseguire la patente di guida, perché la problematica che voglio porre alla vostra attenzione, che peraltro già conoscete perché molti senatori hanno fatto interrogazioni su questo problema, dicevo la problematica è quella relativa ai tempi per effettuare gli esami, quindi conseguire la patente, e soprattutto alla situazione di crisi del personale della motorizzazione e in particolare di personale esaminatore. Già prima della pandemia c'era questo problema, tanto è vero che la Commissione Trasporti della Camera aveva già approvato la norma di legge che prolungava la durata del cosiddetto foglio rosa, cioè l'autorizzazione a esercitarsi alla guida, da 6 a 12 mesi. Naturalmente la modifica del codice non è andata in porto, lo sapete bene, anzi credo che sia abbastanza lontana da andare in porto, però questa invece è un'esigenza che si prospetta oggi. Se già questo problema c'era nel 2019, la pandemia ha aumentato a dismisura questo problema. Le autoscuole sono rimaste chiuse per 3 mesi nel 2020 e quindi tutti gli esami di conseguenza sono stati sospesi per 3 mesi, dopodiché, nonostante siano ripresi, ci sono avute moltissimi fermi dovuti alle zone rosse, zone arancioni. In un primo momento tutti gli esami erano vietati, oggi sono sospesi solo quelli della categoria B, ma attenzione, gli esami della categoria B sono il 90% degli esami di conseguimento patente. Quindi vuol dire che nelle zone rosse sostanzialmente non si stanno facendo esami. Questo ha provocato un accumulo, noi stimiamo, di qualche centinaio di migliaia di pratiche esame. I tempi per recuperare saranno lunghissimi, proprio perché la
carenza strutturale della motorizzazione non permette di recuperare in tempi brevi, quindi sostanzialmente io sono a chiedere due cose. Una, possibilmente inserire in questo provvedimento degli emendamenti che possono prolungare ulteriormente sia le domande d'esame, in particolare tutte le domande d'esame registrate e che registreremo nel corso del 2021 da 6 a 12 mesi, e anche i fogli rosa rilasciati dal 1 di novembre del 2020 fino a fine anno, cioè fino al 31/12/2021, anche in questo caso prolungarli da 6 a 12 mesi. Inoltre sono a chiedermi un provvedimento che permetta di effettuare esami di guida anche nelle zone rosse, utilizzando le paratie che dividono i sedili anteriori da quelli posteriori, come normalmente avviene per i taxi per le vetture di noleggio con conducente. So che questa cosa è già passata da quest'Aula, non è stata accettata, ma è urgente, secondo me, rimetterla all'ordine del giorno. Questo, dicevo, in una situazione estremamente di crisi e quindi di urgenza, rimandando però, invito caldamente la Commissione a prenderne atto, quanto prima invece a una modifica strutturale della motorizzazione e dei servizi che la motorizzazione va a erogare, soprattutto in termini di patente, e una rivisitazione di quella che è il percorso formativo per arrivare alla patente di guida. Questo in un'ottica di sicurezza, di snellimento burocratico e di nuove forme di mobilità. Oggi la didattica e gli esami sono legate a forme di mobilità che ormai appartengono al passato. Bisogna che tutti ce ne rendiamo conto e che ci sia un intervento deciso da questo punto di vista. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, apro la discussione, ci sono interventi, allora diamo la precedenza alla Pergreffi, al gentil sesso, quindi... Grazie Presidente. No, volevo fare una domanda al dottor Patella. Visto e considerato che io vengo da una zona che è particolarmente colpita dal fatto che le patenti in questo momento non si riescono a fare, io vengo da Bergamo e sono più di 10.000 le patenti ferme e che non si riescono a recuperare in questo momento. Questo vuol dire che per un ragazzo che compie 18 anni e vuole fare la patente, o anche per chi ha necessità della patente per poter lavorare, perché non dimentichiamoci che spesso e volentieri c'è anche questo tipo di problematica, che quindi la gente non riesce a lavorare perché viene richiesta la patente ad un certo modo. Lei ha un'idea di quello che sono gli arretrati e dei tempi esatti di quanto serve per, al giorno d'oggi, per avere la patente, per capire se dai 6 ai 12 mesi è sufficiente per il foglio rosa o forse neanche quello, perché secondo me c'è un problema strutturale all'interno della motorizzazione, è vero, ma dobbiamo recuperare tutte queste patenti. Infatti era mio un emendamento che era passato del passaggio degli addetti in esaminatori, perché serviva questo, e ringrazio anche il senatore Margiotta che è qua presente, che all'epoca era viceministro, mi ha aiutato da questo punto a far passare questo concetto. Perché dobbiamo cercare un attimino, prolungare il foglio rosa, però capire quanto sono gli arretrati e se ci possono essere anche altre azioni strutturali oltre a quella appunto della richiesta di poter effettuare le patenti anche in zona rossa, che anche quella era una proposta che avevo fatto come mia, come emendamento, però c'era questa difficoltà appunto della sicurezza. Però rimango dell'idea che comunque, come si può prendere un taxi o come si può prendere un autobus, si possa fare anche l'esame, che alla fine dura, avevamo accorciato anche i tempi della durata dell'esame proprio per quello, in maniera tale che magari si possa ridurre ancora di 5 minuti, ma dar la possibilità di poter effettuare in una situazione emergenziale le patenti per accelerare un attimino quello che può essere lo svolgimento. Se non sbaglio avevamo accorciato da 30 a 20 minuti o 25 minuti, quindi tendo a dire, chiedo appunto tutto quello che si può fare per cercare di accelerare questa situazione e quali sono i numeri esatti, o perlomeno una stima sommaria di quanto tempo ci vuole per recuperare tutte le patenti mancanti. Grazie. Senatore Paroli.
Anch'io mi collego a questo, venendo anch'io da un territorio, Brescia, che vede la motorizzazione. In verità è un fenomeno che io trovo inspiegabile, perché al di là del momento di Covid, ma sono anni che per mancanza di esaminatori non si riescono a programmare in tempi rapidi gli esami. Ed è una cosa che io trovo inspiegabile, perché non riguarda solo questo periodo di Covid, ma anche in precedenza questo tema c'era ed era grave. E concordo con la collega che in molti casi è chiaro che prevedere una proroga per il foglio rosa evita innanzitutto che questo possa scadere e che si debba ricominciare tutto da capo, non si possa utilizzare insomma la documentazione già in possesso. Però è vero che oggi insomma, avere o non avere la patente di guida in molti casi è condizione essenziale per trovare lavoro o per esercitare un'attività di qualsiasi tipo. Quindi dobbiamo anche essere pronti alla ripartenza, quindi mi collego alla domanda per capire che cosa si può fare perché davvero ci sia un'accelerazione, perché se torniamo anche al periodo pre-Covid non abbiamo risolto il problema, perché al di là dell'arretrato da smaltire, ma se il tema esaminatori viene affrontato ancora con la carenza di prima, e il problema persiste e si aggrava ulteriormente. Invece volevo poi chiedere al dottor Guarino invece che innanzitutto, che appunto faceva riferimento alla proroga di 3 mesi che è stata data, ma per capire se è sufficiente o meno, perché anche questo non mi è ben chiaro, se i 3 mesi che sono stati dati saranno sufficienti. E poi si poteva chiarire meglio, perché non ho capito, nel senso che chiaro che il passaggio al documento unico di circolazione di proprietà è un passaggio, in certo senso, un po' epocale, insomma, è qualcosa di insomma, delicato, importante. Però, se io ricordo bene, era già previsto nel decreto legislativo che il Ministero dovesse sentire sia l'ACI che le organizzazioni maggiormente rappresentative. Non ho capito dal suo intervento, perché sembra che sia avvenuto, ma non sia avvenuto efficacemente, nel senso che queste audizioni devono essere periodiche, se io ricordo bene, era stabilito così. Se questo non sta avvenendo in modo efficace, perché credo che insomma, il Ministero abbia tutto l'interesse e l'utilità a fare in modo, a partire dall'ACI, ma non solo, ma anche con le organizzazioni maggiormente rappresentative, così come era stabilito, perché è chiaro che nel momento in cui questo partirà deve essere assolutamente efficace e ci troveremo in una modalità nuova che non può partire con effetti assolutamente positivi, cioè deve essere positiva al 100% questa novità, altrimenti insomma piuttosto è meglio dare una proroga più ampia, però se lei mi dice che invece che i 3 mesi sono sufficienti, allora qui mi fermo e sono ben contento che tutto proceda. Grazie. Senatrice Di Girolamo. Sì, grazie. Io vorrei chiedere ai rappresentanti di UNASCA se l'utilizzo, l'introduzione dell'utilizzo dei simulatori di guida, che di fatto già oggi sono utilizzati per il conseguimento delle patenti per guide camion, quindi patenti di guida per motori pesanti, possa risolvere quindi oltre il problema del Covid, che chiaramente oggi come oggi prevede la necessità di un distanziamento, quindi la difficoltà di stare più ore in auto con gli esaminatori per poter svolgere, appunto conseguire le patenti, se l'utilizzo, quindi l'introduzione non alternativo di questi strumenti di simulazione di guida, che insomma non parliamo di videogiochi ma degli strumenti che, ripeto, ad oggi sono utilizzati per conseguimento di patenti di altro tipo e assimilabili praticamente al tipo di quelli utilizzati per il conseguimento dei brevetti di volo, quindi degli strumenti certificati, se possa andare a risolvere un pochino il problema della carenza degli esaminatori, quindi andando anche oltre la questione del, come dicevano i colleghi, dei problemi rilevati in periodo Covid. Ecco, volevo capire da parte vostra se questa nuova introduzione potesse essere utile. Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi cedo a voi la parola. Guarino, che forse
alla risposta più breve, le mie sono più Le articolate. tue sono più lunghe, va bene. Allora, grazie intanto di queste domande, così vorrei essere preciso. Parto dalla seconda, visto che è veramente un passaggio epocale, quello del documento unico. Questo nostro coinvolgimento, purtroppo non è regolamentato. Cioè, nel senso che per dire ACI fa parte stabilmente del Comitato Tecnico Permanente che è stato istituito. È un comitato che si incontra ogni settimana con cadenza settimanale per stabilire alcune cose e il proseguo. Noi no, cioè noi non ci siamo. Quello che dicevo prima è un po' assurdo. Noi siamo quelli che sul campo sperimentano, perché la sperimentazione di questa procedura è a carico nostro, cioè è indubbio, con i nostri tempi, i nostri costi, il nostro lavoro, perché non poteva essere altrimenti, non voglio dire, però non poteva essere altrimenti. Andava sperimentato e andava sperimentato sul campo. Lo stiamo sperimentando noi, ci sembra così anomalo questo fatto che dobbiamo essere noi ogni volta a chiedere. Per cortesia di ascoltarci, perché sembra che, e quando lo fanno, sembra che ci facciano un favore. Io lo devo dire in maniera molto chiara: noi scopriamo a volte delle modifiche procedurali senza che ci vengano dette, senza che ne possiamo discutere o fare delle considerazioni insieme. Quindi ci troviamo che esce questa novità procedurale e noi rimaniamo, non possiamo avvisare i nostri professionisti che lavorano in tutta Italia. Noi rappresentiamo 3.000 imprese, ma in realtà siamo 8.000 sportelli dislocati in ogni singolo paese d'Italia, cioè siamo raggiungibili, quindi siamo noi che sul campo troviamo le magagne di quei di magagne. Troviamo qualche problema che il sistema, ripeto, non può prevedere. Le faccio un esempio stupido. Adesso il sistema prevede che una macchina per essere esportata e venduta all'estero debba essere revisionata e qui non ci piove. Il sistema cosa fa? Se la macchina revisionata fa passare la pratica per esportarla, se non è revisionata la blocca. E va bene, e così deve essere. Però poi cosa succede? Succede che una macchina è già andata all'estero, è già stata immatricolata all'estero e con questo sistema rimane bloccata e quindi rimane immatricolata in due paesi diversi. È una cosa stupidissima. Parliamone, risolviamola, mettiamo un flag, mettiamo la copia del libretto estero, cioè troviamo una situazione. Noi vogliamo portare istanze che risolvano dei problemi, non che li complichino, perché ci sembra che il nostro ruolo nei confronti dell'utenza, nei confronti degli operatori, dei professionisti, dei privati, sia questo, risolvergli un problema. Allora noi chiediamo, appunto. E vogliamo, ecco, vado anche alla prima domanda. Saranno sufficienti 3 mesi? Lo saranno se ci ascoltano, probabilmente. Cioè, probabilmente se riusciamo a risolvere una serie di problemi che sono tanti, che ci sono piccole cose, perché il sistema, in realtà l'architettura è giusta e funziona, però piccole cose da dover sistemare. Se ci ascoltano insieme, facciamo un percorso, probabilmente in 3 mesi ce la facciamo. Ma se questo non succede, noi ci troveremo davanti a dover servire operatori professionali che hanno bisogno di lavorare con i mezzi. Poi pensiamo a questo periodo, il trasporto alimentare, il trasporto medicinali, cioè parliamo di cose molto importanti. Se non siamo ascoltati, rischiamo che poi ci troveremo tra 2 mesi e mezzo a dovervi aiuto, 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 dateci un'altra proroga, ma questo non lo facciamo per noi, perché noi abbiamo tutto l'interesse che il sistema funzioni, lo facciamo per i nostri utenti che hanno bisogno di un servizio. Ecco qua. Quindi io chiedo e poi ripeto, proporremo in questa conversione di legge, proporremo che questi momenti di incontro siano periodici e non siano casuali. Ecco, questa
è la nostra richiesta. Vi ringrazio, sono sempre qui, adesso lascio la parola al collega. Sì, allora, cominciamo dal contingente. Quanti sono, secondo noi, gli esami sospesi e i tempi dell'esame? Allora, in una mia intervista dell'altro ieri, quindi recentissima, ho dichiarato con una battuta che in Italia un ragazzo, o comunque una persona, fa prima sposarsi e fare un figlio che fare la patente. Tempi medi, il conseguimento della patente da quando un allievo entra in autoscuola, quando ha la patente in mano, variano dai 9 ai 12 mesi. Ci sono poi province come quella di Bergamo, citata dalla senatrice, dove ci vogliono anche 15-16 mesi. Questo già prima del Covid, per rispondere anche all'altra domanda. Non è un problema contingente, è un problema strutturale. La motorizzazione non assumeva personale da oltre 25 anni. Ne ha assunte negli ultimi, diciamo dal 2017 in avanti, più o meno 300-400 persone, ma le persone che sono andate in pensione anche grazie a quota 100, all'avanzamento dell'età, eccetera, è superiore alle persone che sono state assunte. Quindi di questo passo non usciremo mai, a meno che si decida finalmente a capire che è un problema e che quindi bisogna trovare una soluzione. Quante sono le pratiche arretrate? Noi abbiamo fatto la valutazione solo di esami di guida, persone che stanno aspettando in questo momento 350.000 in tutta Italia. Ripeto, però, è la nostra valutazione, noi non disponiamo dei dati del CEL. In compenso, però, il Ministero ha pubblicato oggi, stamattina, finalmente, i dati degli esami effettuati nel 2020. Allora, rispetto al 2019, sono stati fatti 450.000 esami in meno. Sono state rilasciate 150.000 patenti in meno. Per ogni autoscuola nel 2019, ogni autoscuola ha sfornato, tra virgolette, 119 patenti. Nel 2020 94. Quindi siamo sotto il livello minimo di sussistenza anche economica di ciascuna autoscuola, perché con 94 patenti alla media di 800 euro per patente non sono sufficienti a sopperire alle spese che sono notevoli tra locali, parco veicolare, personale, eccetera, eccetera. Quindi questa è la situazione. Quanto tempo occorre per recuperare? Nei periodi di massimo splendore il Ministero riesce a fare 80.000 esami al mese. Ce ne sono in arretrato oltre 350.000, occorrono 5-6 mesi solo per recuperare gli esami di guida arretrati. Poi c'è anche un problema sulle teorie e poi ci sono anche coloro che a mano si aggiungono perché via via fanno l'esame di teoria e o si iscrivono e completano il percorso. Quindi concordo con l'analisi che avete fatto voi, è un problema strutturale, non è un problema contingente. E peraltro, visto che ne avete citati voi giustamente, il Parlamento ha preso due provvedimenti importanti, ma nessuno dei due è ancora in vigore, attenzione. Nel 2020 avete approvato una norma per fare gli esami da remoto e avete stanziato 10 milioni di euro in 3 anni. Ebbene, in nessun ufficio d'Italia si è ancora visto un nuovo computer con riconoscimento facciale per esami da remoto. A dicembre avete approvato un'altra norma importante. In attesa delle assunzioni mettiamo in gioco i vecchi esaminatori. Ad oggi non c'è il decreto attuativo per mettere sul campo i nuovi esaminatori. Quindi siamo fermi a prima del Covid, con tutto quello che si è aggiunto dopo. I simulatori di guida. Allora, i simulatori di guida possono essere un ottimo ausilio della formazione. In questo momento, purtroppo, per fortuna, non lo so, diciamo, comunque il dato di fatto, in questo momento non sono un aiuto per l'esame, perché
perché lo vieta la direttiva comunitaria. La direttiva comunitaria presuppone che ci sia un esaminatore e che l'esame sia svolto in un certo modo. Sicuramente alcune parti dell'esame potrebbero essere legate al simulatore, ma probabilmente sarà un percorso molto lungo perché occorre intervenire in Europa. E come paradosso vi do questo, cioè noi stiamo ancora giudicando, non in Italia, in Europa, quindi l'Italia come conseguenza, stiamo giudicando l'abilità delle persone per conseguire la patente e ne facciamo una discriminazione, dandogli una patente limitata, l'abilità nell'usare il cambio, quando ormai le macchine vengono prodotte senza cambio, perché ormai parliamo di veicoli elettrici. Allora ecco perché vi dicevo, bisognerà, al di là della contingenza, che prima o poi si intervenga anche su queste cose, perché altrimenti davvero siamo sempre 20 anni indietro rispetto all'evoluzione. Cosa si può fare? L'ho detto prima, bisogna assumere gli esaminatori, attenzione, assumerli perché facciano gli esaminatori, questo è l'altro grosso problema. In motorizzazione una persona viene assunta per fare lavoro d'ufficio, poi se vuole segnare capacità, fa un corso, supera un esame e diventa esaminatore. E in aggiunta, la maggior parte degli esami di guida viene fatto in orario straordinario, quindi pagato con una cosiddetta trasferta in conto privato dalle autoscuole. Questo cosa vuol dire? Che se quella persona non vuole, non è obbligata a fare gli esami. Potrebbe semplicemente fare l'orario d'ufficio e non andare poi a fare esami di guida. Se non cambiamo queste regole, il problema non lo risolveremo mai. Grazie, grazie per il vostro contributo e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Buon pomeriggio, buon lavoro.